Ok, siamo in diretta. Buonasera a tutti, noi siamo qui, io e Roberta di Cinemio e è un vero onore per noi avere come ospite Marco Vivio, che è un doppiatore di alto livello, ha doppiato un bel po' di personaggi italiani e stranieri, giusto? O solo Sì, stranieri? Italiani e stranieri. anche Anche italiani. italiani. E quindi niente, io lascio la parola a Roberta così ci fa una piccola introduzione di Marco e poi ovviamente a chi ci segue in diretta adesso potete postare il commento, postare una domanda se vi va, se avete delle curiosità appunto sul doppiaggio in generale o appunto sulla carriera di Marco. Perfetto, grazie Antonella. Allora, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, Marco Vivio, un grande attore, doppiatore e adesso anche presentatore. Volevo chiederti com'è stato passare da fare l'attore a fare il doppiatore e per ultimo il presentatore su Rai 5? Beh, questa è stata, diciamo, una mia scommessa, un mio mettermi in gioco in un contesto per me abbastanza nuovo, diciamo. Ci ho provato e grazie, insomma, un po' al supporto della squadra, quindi dei vari operatori, del regista e autore, che mi hanno messo sicuramente a mio agio. Poi, insomma, ci ho messo tutta la mia esperienza, la mia professionalità. Devo dire che alla fine è andata bene. Diciamo, la cosa che più mi preoccupava era la memoria, perché un conto, sai, recitare con un copione davanti quando sei al doppiaggio, un conto imparare una scena, quindi un'interazione con altri personaggi, sia sul set che su un palco, ma anche un monologo, e un conto imparare, proprio memorizzare, perché non avevo nessun gobbo, nessun aiuto cartaceo né tecnologico, dovevo imparare a memoria tutti i vari blocchetti di presentazione e di introduzione ai vari servizi. Quello, diciamo, era la cosa che più mi spaventava, però devo dire che una volta sul set ho trovato il mio metodo, la mia concentrazione ed è andato benissimo. Insomma, mi sono stupito anche con me stesso di aver memorizzato rapidamente anche dei blocchi, insomma, lunghi di 30, 40 secondi, un minuto in cui, insomma, dovevo presentare, introdurre dei servizi, parlare di argomenti Di anche a cultura. volte tecnici, cultura, ma anche tecnici, insomma, specificare meglio facendo anche delle citazioni di libri, quindi anche lì non potevo sbagliarmi, non potevo dire una cosa per un'altra, ecco. E quindi è stata un'esperienza assolutamente molto interessante per me. E quale puntata ci consigli? Io ho visto le prime due e sono molto interessanti. Quella di Pinocchio un po' di più perché con Lodi mi piace tanto, diciamo. Tu quale Bah, puntata sono. preferisci? Quella o quella che deve uscire che ti ha colpito di più, trasportato di più, insomma? Ma sono tutti argomenti fra loro interessanti perché, comunque, ecco, nella prima puntata abbiamo parlato di Collodi, Pinocchio e quindi un argomento che conoscono tutti, grandi e piccoli. Infatti, quello che mi è piaciuto di questa riscontro maggiore e più positivo che ho avuto è avere proprio un gradimento di pubblico sia di grandi, piccoli, anziani, quindi ha abbracciato un pubblico molto vasto. E, la puntata, l'ultima, è stata su Ulisse, quindi gli approdi italiani di Ulisse, Il la Sud Italia. Calabria, la Sicilia, il Sud Italia, insomma, e anche lì tante persone del Sud mi hanno scritto, insomma, su vari social dicendomi che è bello parlare anche del Sud, mostrare le bellezze del Sud, perché il bello di questo programma è che si fa cultura, ma si fa anche conoscenza geografica di posti che spesso magari vengono un po' dimenticati, vengono un po' messi da parte. Invece noi in Italia abbiamo delle bellezze fantastiche, meravigliose. La prossima puntata vi anticipo che sarà sulla Sicilia, proprio Vigata e Montelusa. Quindi si Bello. parte, prende spunto dai racconti di Montalbano, quindi Camilleri, e si esplorerà, diciamo, quei luoghi immaginari e non che fanno da cornice ai racconti di Montalbano. L'ultima puntata, invece, andremo al nord, quindi dopo due tappe al sud si andrà al nord, e più precisamente al Lago Maggiore, quindi si parlerà di Piero Chiara, che è uno scrittore che nel Novecento ha venduto e ha raccontato in modo egregio proprio quella parte di Italia che abbraccia il Lago Maggiore, Luino e tutte le zone limitrofe al lago.
Perfetto. Quindi diciamo ho fatto L'importante. un quadro generale delle quattro puntate. Sì, ci hai dato delle bellissime anticipazioni e apprezzeremo la puntata sulla Sicilia, sicuramente. Allora, visto che tu hai parlato di citazioni, da ricordare a memoria, ora ti devo fare una domanda io, con una tua citazione. Una volta feci una scelta, vivere una vita di responsabilità. In quale supereroe che è doppiato ti rivedi di più? Tra Spider-Man, Captain American o Kal-El Superman in Smallville? Beh, sono tre personaggi tra loro diversi, ma al tempo stesso simili. Sentono il peso di questa responsabilità, di dover difendere i più deboli, di avere questi poteri e, diciamo, la responsabilità e il dovere di metterli a disposizione della gente che ne ha bisogno, di combattere il male, combattere i cattivi. E ognuno a modo suo affronta questa diversità, questa particolarità dei propri caratteri. E quindi non so, tra i tre è difficile scegliere, sono affezionato ovviamente a tutti e tre, hanno, diciamo, mi hanno accompagnato in tre fasi diverse della mia vita, diciamo dall'adolescenza alla giovinezza fino, tra virgolette, l'età adulta. Quindi ogni personaggio ha segnato una tappa della mia carriera, quindi insomma del mio percorso artistico, ma anche personale, perché poi insomma. Quando doppi un personaggio, un attore per tanto tempo, un po', tra virgolette, cresci con lui, lo accompagni e ti rivedi in lui, nei suoi cambiamenti, nella sua crescita personale e professionale. Perfetto. Volevo chiederti, hai preferito doppiare Tom Welling in Smallville o in Lucifer mentre faceva Caino? Qual è la parte che ti ha divertito di più tra le due? Ma devo dire la verità, forse il cattivo mi ha divertito di più. Quindi quel personaggio un po' più articolato, più contorto di Lucifer, sarà poi anche perché, insomma, anche Tom Welling un po' è cresciuto, è maturato, mi ha dato più stimoli, forse. Poi, insomma, è anche più recente, quindi me lo ricordo meglio. Sì, Diciamo. ma infatti ho visto Smallville, ho rivisto Smallville, avevi una voce molto più adolescenziale allora, Beh, stiamo sì, parlando di 20 anni fa comunque. anche la voce cresce, insomma, lo sappiamo benissimo, insomma. E poi, vabbè, il personaggio di Clark Kent spesso era proprio troppo buono, troppo. Tante volte diciamo, dai, forza. Moralista. Esatto. Come Captain Cercavamo America magari. circa. Sì. Anche in fase di doppiaggio, a volte scherzavamo, giocavamo su questa cosa, che insomma, non succedeva mai niente per dare quel bacio. Puntate, serie su serie per Vero. dare un bacio, per manifestare questo amore. C'è voluta la quarta stagione, cioè. Sì, insomma, ce n'è voluto un po'. Perfetto. Senti, ti faccio io una domanda, Sì. magari. Io una domanda un po' più tecnica. Ho letto un po', diciamo, tutto quello che hai fatto. So che sei nato, cioè tu nasci come attore, no? Quindi dal punto di vista proprio della carriera, come si arriva dall'attore allo scegliere di fare il doppiatore? Ti è capitato per caso? È stata una scelta? Come vivi la differenza? Cioè, cosa ti piace di più o che differenze noti? Beh, sai, io sono capitato per caso nell'ambiente, proprio nel mondo dello spettacolo, quindi diciamo nella mia vita sono state delle casualità che mi hanno portato a fare questo. Poi quando ero piccolo, appunto, mi chiamarono a doppiare alcune scene mie che per motivi di sonoro dovevano essere ridoppiate e il direttore del doppiaggio notò che ero abbastanza portato anche solo per fare doppiaggio, quindi cominciò a chiamarmi anche solo come doppiatore. Perché insomma i bambini doppiatori sono sempre stati merce rara, non è facile a un bambino diciamo, far doppiare, perché comunque devi stare in una sala, devi saper leggere, devi avere delle capacità espressive, insomma. Tant'è vero che per molti anni spesso sono state le donne a doppiare i bambini. E da lì quindi hanno cominciato a chiamarmi e in un certo senso ho imparato anche quel mestiere, perché poi è un mestiere che si impara, devi avere ovviamente una base tua, un tuo dono, un tuo talento, però poi è anche un mestiere che lo impari seguendo, rubando i segreti ai più grandi. Il mestiere del doppiatore è, lo dico sempre, una sorta di specializzazione del mestiere d'attore, bisogna essere attori
sicuramente, perché si recita, non si legge soltanto un testo, ma si interpreta. E devi saper mettere a disposizione della scena il tuo, la tua duttilità anche, insomma, saperti adattare a quella situazione, a quel ruolo, ricreare in italiano quello che è stato creato magistralmente nella lingua originale. Bisogna avere capacità di, anche di analisi, di percepire certe sfumature di una scena, di un carattere, di un personaggio, e poi riprodurlo e riproporlo in italiano. Perfetto. E una domanda. Prima io so che lasciavano i doppiatori molta più libertà nell'interpretazione. Adesso siete molto più fedeli alla voce originale, giusto? Beh, Anglofoni. sì, adesso insomma negli ultimi anni c'è questa tendenza, siccome poi ovviamente anche la tecnologia è andata avanti, quindi un po' tutti possono sentire la lingua originale, e quindi prima c'era la possibilità anche di avere voci completamente diverse tra attore in lingua originale e doppiatore. Adesso le tendenze sono quelle un po' di garantire una vicinanza anche vocale. E così come il testo, così come le varie traduzioni e adattamenti devono essere un po' più fedeli all'originale, perché comunque c'è un controllo maggiore. Ti è mai capitato anche Anzi, di fa fare parti cantate? ma parti cantate le lascio fare a chi è del mestiere. A volte è capitato, ma sempre cose brevi, perché insomma poi non è facile poi essere all'altezza, perché insomma spesso e volentieri gli attori in lingua originale cantano in modo divino, quindi stare al passo non è facile. Perfetto. Allora, bene, ora una domanda molto più leggera. Tuo figlio che supereroe preferisce? Come ti preferisce? Sentiamo un po', tra tutti i supereroi che hai doppiato, personaggi che hai doppiato, Deadshot, so pure di Deadshot. Ma lui credo, vabbè, apprezza un po' tutti i supereroi che ho doppiato, ma sicuramente forse Spider-Man, il primo Spider-Man, è quello che l'ha più affascinato e colpito. Però ecco, è fiero di questa cosa, insomma, quando era più piccolo pure ne andava fiero, insomma, con i suoi amichetti. Poi, insomma, anche lui ha iniziato a doppiare, quindi anche lui si è avvicinato in modo del tutto casuale a questo ambiente. Poi, sai, avere un genitore che sta nell'ambiente ovviamente ti aiuta, però non l'ho mai forzato e è capitato una volta che venisse con me a un turno e poi è stato lui a chiedermi: posso provare anch'io? Vabbè, prova. E devo dire che è piuttosto portato. Non lo forzo, ovviamente non lo spingo a, insomma, non lo voglio forzare, deve essere una cosa che deve venire da lui. Però devo dire che funziona e ha fatto già diverse cosette come doppiatore. Senti, ti è mai capitato che magari tra, non so, tra amici o non so, conosci qualcuno che viene a sapere, no, che fai il doppiatore, hai fatto il doppiatore di Capitan America e ti chiede, mi fai qualche battuta del... Sì, quello capita molto spesso, amici, parenti, insomma, a volte mi è capitato anche insomma, un paio di amici piuttosto famosi che mi chiamano e mi dicono: senti, fammi questa cortesia, c'ho il figlio di un mio amico, fammi una battuta, fagli gli auguri, così come a volte capita anche di farlo, semplicemente magari mi chiedono di farlo, magari per bambini, magari un po' più sfortunati, che vivono situazioni un po' critiche, per aiutarli un po' ad alleviare questa loro situazione un po' difficile. Beh, una bella, Anche è quello, bello, quindi ti sì, anche parli quello, insomma, insomma noi, per telefono. sì, insomma, a volte serve anche a quello, insomma, a dare un momento, anche pochi secondi di serenità, Leggerezza. di leggerezza, sì. Noi ti abbiamo visto anche doppiare un film particolare ultimamente, 365 giorni. Dove interpretavi Michele Morrone. Com'è stato doppiare un attore italiano? Cioè, non capita molto spesso, No, non penso. capita spesso. Insomma, mi chiamarono per fare il provino, dicendomi: guarda, il film è tutto in lingua inglese, però l'attore è italiano. E il giorno del provino c'era anche lui in sala. C'era anche lui in sala e tra l'altro ci eravamo già conosciuti in altre circostanze, in occasione di eventi di beneficenza, insomma, però
Non Sì, lui è un avevamo, bravo ragazzo. sì, non avevamo familiarizzato, però insomma, lì per lì lui mi ha detto: guarda, io abbiamo preso questa decisione di doppiarmi, e mi ha spiegato lui proprio il film, mi ha spiegato il personaggio, mi ha spiegato proprio alcune caratteristiche del personaggio, e poi insomma ho fatto questo provino e lui da subito mi ha detto: guarda, secondo me la mia voce, la tua voce sulla mia faccia è perfetta. Sarei contentissimo se scegliessero te. Adesso, insomma, vediamo con il regista, con la casa con la distribuzione di prendere, diciamo, di fare questa scelta, però io vorrei che fossi tu a doppiarmi. E poi è andata così, e anche quando sono stato in sala per doppiare il film, lui è stato lì, seguiva battuta dopo battuta. È stato molto, molto carino, molto gentile, e anche poi quando è uscito il film, diciamo, ha fatto un post, una storia in cui mi ringraziava, diceva: ringrazio il mio doppiatore italiano. E non è da tutti, perché spesso magari può capitare che un attore italiano si sente un po' sminuito se viene doppiato, invece lui ha accettato Ha la cosa in modo preferito così. molto... Sì, è stata una scelta che lui ha approvato, e questa cosa sicuramente lo Funziona. sono loro. Ti sei divertito nel ruolo in 365 giorni Beh, sì, oppure ti sei è sentito a un ruolo disagio? divertente, sì, è un ruolo divertente, insomma, un po' molto da macio, insomma. Devo dire che anche lì spesso, poi vabbè, tra l'altro Michele Morrone dopo quel film ha avuto un successo incredibile, a livello di popolarità, di conoscenza un po' in tutto il mondo, un film che è stato visto ed è tuttora visto moltissimo in tutto il mondo, Tradotto in quindi 20 lingue, mi pare, sì, l'ho sì. ultimato su E tant'è Netflix. vero, infatti, spesso mi arrivano richieste, insomma, di amicizia, un po' da tutto il mondo. Quello fa capire che, insomma, se fanno richiesta a me vuol dire che il film è veramente seguito ovunque. Beh, Lui, diciamo tra l'altro, è che arrivato a 11 milioni e mezzo di follower, insomma, una cosa incredibile, e sono contento per lui perché, insomma, è un bravo ragazzo, un ragazzo umile, che è anche... Tra l'altro ha anche cantato le canzoni, quindi mi ha raccontato lo so, com'è nata l'ho questa cosa. conosciuto a un concerto io, quindi figurati. Sì, com'è nata questa cosa sua, anche lì per caso, di aver cantato anche, di aver scritto, composto e cantato la colonna sonora del film, insomma, non è da tutti. Sì, diciamo che Netflix in questo periodo, come tutti i canali di streaming on demand, no, hanno aiutato in questa situazione e hanno permesso a molti film, anche soprattutto italiani, per esempio, molti film italiani hanno avuto una grande visibilità Sì, no, devo dire che di proprio Netflix bisogna dire questo, che non punta sui nomi quelli già noti, spesso per Netflix. Quindi. dà delle possibilità a dei nomi che non sono noti, non sono così famosi, ed è una scelta che paga, la qualità paga, perché poi magari altre reti magari puntano sui nomi quelli che lavorano sempre, insomma, sappiamo benissimo che spesso film, fiction italiane puntano su quei nomi che funzionano. Non c'è questa voglia di rischiare, tra virgolette, di puntare magari su nomi non conosciuti, non sconosciuti, come poteva essere magari Michele Morrone prima di questo film, e poi dimostrano che queste scelte alla fine pagano, sono sicuramente scelte azzeccate. Sì. Senti, ma quanto ha impattato invece il Covid nel tuo lavoro? So, io ho sentito, cioè, in realtà l'abbiamo anche vissuto noi da spettatori, nel senso che molte serie, per esempio, non sono uscite Sì. perché ci sono stati problemi di doppiaggio. Quindi, come hai Beh, vissuto diciamo la situazione? che all'inizio c'è stato un fermo globale, perché insomma, quando c'è stato il lockdown totale un anno fa, ci siamo fermati tutti, tutta l'Italia, tutto il mondo si è fermato, quindi anche noi. E c'erano delle lavorazioni che sono state interrotte a metà, ovviamente, come spesso le serie, ma anche film per il cinema, o comunque per le varie piattaforme. E noi ci siamo adeguati a quelle che erano le scelte di chi stava più in alto di noi. E poi, quando è stato possibile mettere in sicurezza le sale, lavorare con tutte le garanzie sanitarie e non, abbiamo ripreso a lavorare. Siamo rientrati in sala con tutte le misure e le precauzioni possibili. Quindi, doppiamo, sempre da soli, entriamo solo noi in sala.
lavoriamo, facciamo tutte le nostre scene, poi la sala viene sanificata, arieggiata, insomma, per un certo, insomma, c'è un passaggio di tempo e dopodiché arriverà un altro attore che farà le sue scene. Insomma, attraverso questi accorgimenti, attraverso tutte le precauzioni possibili e non, piano piano abbiamo ripreso a lavorare. Infatti, tra virgolette, siamo fortunati noi perché è un settore che può lavorare a differenza di altri, basti pensare ai teatri che sono chiusi da tempo ormai, da lunghissimo tempo, ma anche i cinema. E ci sono tanti colleghi che avevano delle tournée in piedi, comunque avevano dei contratti firmati per tournée anche lunghissime negli anni a seguire, e adesso stanno a casa. E quella purtroppo è una situazione molto, molto difficile e che ci sta a cuore a tutti gli artisti. Ci sono state delle manifestazioni proprio per sensibilizzare il governo, per sensibilizzare anche la gente a riaprire i teatri e spero che questo accada presto. Speriamo. Perfetto, questa triste parentesi la chiudiamo qui Sì. perché pure noi soffriamo la chiusura dei Siamo in cinema. astinenza. C'è gente che ci andava tutti i giorni. Eh sì. Anch'io personalmente, insomma, soffro a non andare a teatro, al cinema. E ci adeguiamo, cioè, come spettatore, come, insomma, come parte in causa. Abbiamo risentito perché comunque il lavoro è cambiato, c'è molto meno lavoro, molti set si sono fermati in tutto il mondo, di conseguenza c'erano meno prodotti da doppiare. Adesso cerchiamo di stare comunque al passo con quello che è il mercato mondiale. Eppure leggevo, sai, che ci sono 7.000 film in lavorazione solo negli Stati Uniti. Quindi No, no, devo dire, ma anche in Italia, io ho visto tantissimi stanno set aperti. Adesso ripartendo. c'è una, insomma, c'è un bel movimento, speriamo, di ripresa globale, perché comunque anche lì con le dovute precauzioni, facendo tamponi a tappeto sempre. Insomma, dei colleghi e amici che hanno ripreso a girare ed è una cosa sicuramente positiva, ovviamente con tutte le precauzioni, tamponi a tutta la troupe, gli attori pure se hanno una scena di contatto fanno il tampone tutti i giorni. Sono delle precauzioni necessarie, ma sicuramente permettono a anche questa grande macchina dello spettacolo di andare avanti. Sicuramente, per le varie produzioni sono dei costi in più, dei tempi di lavorazione che si allungano. Poi è chiaro, nel caso malaugurato in cui ci sia un positivo sul set, si blocca tutto. E lì ovviamente subentrano altri danni economici. Però, insomma, con le dovute precauzioni bisogna riprendersi e andare avanti. Non bisogna fermarsi, non bisogna farsi sopraffare da questa situazione. Perfetto. Ti volevo chiedere, tu hai anche doppiato molti cartoni animati, sei stato anche Roger in L'era glaciale, sei stata Alessi Sterling in Spie sotto copertura, qual è anche in Totostapore in una parte, qual è il personaggio che ti è rimasto di più nel cuore nel mondo animato, diciamo così? Ho visto anche Beh, Bambi. ce ne sono tanti. Ho doppiato anche Spider-Man, alcuni cartoni di Spider-Man, anche quelli molto carini. Se Anche devo Sky citarne delle tre, Winx, direi ho visto anche Sky delle Winx, mi è venuto in Sky delle mente Winx, perché, sì, sì. perché ho visto la Beh, serie di Sky su sì. Allora, io doppiavo solo i film, Netflix. però. Ah, Non ho sì, doppiato le capisco. serie, ma soltanto i film che sono usciti al cinema. Ah, Allora, dunque, se posso fare dei nomi, beh, Totò Sapore mi è rimasto nel cuore per diversi motivi. sì. Anche Anakin di Clone Wars, perché insomma è stato un personaggio che mi ha dato tante soddisfazioni a livello personale e professionale. E devo dire che anche Spie sotto copertura è un film che mi è piaciuto moltissimo ed è Anche stato io. veramente molto, molto, molto divertente doppiarlo, perché insomma, a partire dal fatto che in originale è doppiato da Will Smith e Lo tra so. l'altro è proprio a sua immagine e somiglianza, proprio il cartone è proprio costruito sulla A me fisionomia di Will sembra un po' Smith. Snoop Dogg, però va bene. Sì, vabbè, sì, però è divertente, è stato molto molto divertente ed è un peccato che non abbia avuto al cinema il successo che meritava, perché In comunque realtà è uscito il 25 dicembre dell'anno scorso e comunque è sì. stato distribuito poco perché dopo 2 mesi hanno chiuso i cinema.
È stato distribuito poco, poi c'erano di mezzo anche altre cose, insomma, tra Disney e Fox c'era una sorta di... È stato l'ultimo film della Fox, ecco, diciamo, questa è una chicca che, insomma, che farà ricordare anche per altri motivi questo film. Perfetto. Hai mai fatto scherzi telefonici dicendo di essere Capitan America a qualcuno? No, scherzi telefonici no, no, non l'ho mai fatto. Come dicevo prima, è capitato qualche volta, ti prego, fammi la voce alla segreteria di questa persona, manda una voce dicendo sono Clark Kent, sono Peter Parker, sono Steve Rogers. Quello sì, scherzi telefonici no. Tutti, come ti vedi? Tra tutti i ruoli che hai doppiato, in quale ti riconosci di più? Ho visto che hai doppiato anche in Easy Girl Pen, quindi te lo chiedo, oppure Chris Pratt in Passengers, qual è un ruolo che ti è rimasto tra tutti i film invece? Lasciando perdere Rami Malek in Papillon? Ma sai che ogni personaggio mi lascia qualcosa, perché comunque spesso entri in empatia col personaggio, con l'attore che doppi, quindi diciamo tra i film che ho doppiato, quello che forse, vabbè, se posso fare un nome, escludendo i vari Spider-Man, Chris Capitan Evans. America, eccetera, insomma, Tobey Maguire nel Grande Gatsby è un personaggio che proprio ho sempre rivisto con grande piacere. Che, insomma, mi fa piacere rivederlo e riascoltarlo, ecco, un po' perché forse perché faccio un po' la voce narrante di tutto il film, un po' perché il film mi è piaciuto e risale poi a un periodo particolare anche della mia vita, insomma, perché spesso anche quello influisce, ti ricordi quel film, ti ricordi con chi l'hai doppiato, in quel periodo, i tuoi colleghi al leggio, il direttore, magari è capitato un Sì, momento perché adesso particolare della tua sono. vita, quindi insomma, sono tante le cose che entrano in ballo. Anche per dire La migliore offerta, è un film che mi è piaciuto moltissimo doppiare. Ho avuto la possibilità di lavorare con Tornatore. Lui stava in sala tutti i giorni, tutti i turni, seguiva, faceva rifare le battute, aveva le idee molto chiare, quindi sapeva quello che voleva. E tra l'altro, ha un grande rispetto, una grande ammirazione per i doppiatori, quindi non è come altri registi che magari tendono un po' a denigrare il nostro lavoro o che ne so, insomma, girano il proprio film in lingua originale, per loro quello è sacro, quindi tutto quello che viene dopo, doppiaggio, è una contaminazione, non lo accettano. No, lui viene in sala, segue proprio con grande partecipazione, grande empatia tutte le fasi del doppiaggio, quindi anche i doppiatori vengono messi a loro agio. Insomma, sono tanti gli aneddoti, insomma, da raccontare, quindi tanti personaggi a cui mi sento legato, tanti attori e ruoli che ho interpretato che sicuramente mi sono rimasti nel cuore. Sì, sei Senti, molto camaleontico. c'è una domanda nel frattempo, così facciamo, visto che ci sono tanti personaggi che ti sono rimasti nel cuore, qualcuno ci chiede, ti è mai capitato di doppiare un film che non ti facesse impazzire? Quindi, non Beh, so, il sì, anche quello personaggio. capita spesso. A volte, mamma mia, dice oddio. Che noia questo film, che noia questa serie, ma perché? Oppure quando doppi magari dei film delle lingue incomprensibili, o quando doppi magari ecco, la serie tedesca in cui non capisci niente di quello che dicono, e vedi queste facce spesso sopra le Ingazzato. righe. Sì, insomma, può capitare, capita spesso di doppiare film li trovi o noiosi, un po' ridicoli, un po' troppo, non so, sopra le righe in vari sensi, insomma, capita anche quello. Senti, una domanda sulle serie TV. Sì. Ne approfitto perché mi è arrivata una domanda dalla regia. Io ho mia figlia che impazzisce per The Vampire Diaries. Sì. E quindi mi ha scritto, ha fatto Tyler di The Vampire Sì. Diaries, quindi si è un po' emozionata. Quindi la mia domanda è doppia. Nelle serie TV comunque credo ci si affezioni di più al personaggio, un po' anche come per l'attore, no? Che fa il personaggio per tanto tempo, immagino che capiti lo stesso anche per il doppiaggio. Sì. Quindi, Beh, cioè, cosa significa per te fare interpretare un personaggio per tanto tempo? Quindi, come te lo porti? E in particolare a questo punto, questo Tyler, cosa ti ha dato?
Ma sai, come dicevo prima, ti affezioni ai personaggi e agli attori che doppi perché li vedi crescere, li vedi cambiare, li vedi maturare fisicamente e magari anche da un punto di vista artistico vedi che hanno delle crescite, magari degli attori che hanno doppiato quando erano molto giovani avevano dei ruoli magari minori, poi arrivano a fare i protagonisti. Per quanto riguarda Tyler, sì, Michael Trevino è un attore che ho doppiato spesso e ho doppiato anche recentemente in Roswell, New Mexico, che è una serie di Sky. Quindi anche quello è bello, perché poi magari a distanza di anni, lo stesso Tom Welling, quando l'ho doppiato in Lucifer, Sì. erano anni che anche lui ha fatto, insomma, ha recitato in pochi film in tutti questi anni, quindi lui ha avuto una grandissima popolarità, poi si è un po' fermato. E fa piacere rivedere gli attori che ha doppiato dopo tanti anni, come sono cambiati. Ad esempio, pure Tom Welling, ho notato dei cambiamenti anche a livello fisico, è diventato Si è brizzolato. appesantito. Sì, si è un po' appesantito, insomma, anche fisicamente è cambiato. E quindi, in un certo senso, sì, dopo tanti anni ti senti legato a certi personaggi o certi attori. Le serie ti danno questa possibilità. Io, ad esempio, Tom Welling l'ho doppiato per 10 stagioni, quindi 10 anni della mia vita, abbiamo fatto un percorso simile. Io come doppio, lui come attore, io come doppiatore. Quindi, così come, che ne so, chi doppia le varie soap, le varie serie che durano anni, basti pensare a Beautiful o a tante altre soap che durano tantissimi anni, tu quegli attori li accompagni per una vita. Anche in Grey's Anatomy, adesso io doppio un altro attore italiano che è Giacomo Jagnotti. Ormai sono tanti anni che lui è entrato nel cast di Grey's Anatomy e piano piano è diventato un personaggio sempre più importante. E quello sicuramente fa piacere, sia da un punto di vista professionale, perché insomma anche il mio ruolo diventa più importante, di conseguenza anche il ruolo che doppio. Ma anche per questi attori che vedi crescere proprio da un punto di vista professionale. Intanto, se vuoi, ti faccio vedere un'altra domanda, che, anzi, sono Sì. due domande. Sì. Una del nostro Serafino, che noi lo chiamiamo il Carlino, è il nostro uno dei collaboratori di Cinemio, che purtroppo non ha potuto partecipare alla diretta, e ti chiede Sì. appunto quale attore ti piacerebbe poter doppiare un giorno, se c'è Beh, qualcuno. ce ne sono tanti, insomma. Poi vabbè, se adesso dico un nome, magari è doppiato da un altro collega, quindi sembra brutto, sembra quasi voler sottrarre. Diciamo, beh, sono soddisfatto degli attori che doppio, quindi devo dire, ho la fortuna di aver doppiato gli attori straordinari, Chris Evans, Chris Pratt, Charlie Hunnam anche, che sta facendo una carriera molto, molto interessante, Matt Bomer, insomma. Sì, Magic Mike. Sì, Matt Bomer ho doppiato una serie molto bella che era White Collar, che è un peccato che sia finita, ma anche in altri film, anche in un altro film, probabilmente non so, Normal Heart, che è un film bellissimo, molto, a volte, insomma, anche molto drammatico. E così come è curioso magari doppiare un film dove vedi due attori che hai doppiato e quindi dici, ok, tutti e due non li posso doppiare. E quindi è capitato anche quello, è una cosa curiosa, insomma. Cioè, nel senso che hai dovuto scegliere o No, preferito in un uno altro? stesso film ci sono due attori che ho doppiato e il direttore magari ha ritenuto più giusto farmi doppiare uno piuttosto che un altro, insomma, può capitare. Posso fare una domanda io? Certo. Ok, poi facciamo vedere l'altra domanda, vai. Tu fai il doppiatore, ma fai anche il presentatore ultimamente. Da quale attore vorresti farti doppiare? Da quale attore? Vorresti farti doppiare? Ah, da quale collega, cioè quale collega doppiatore? Beh, Inglese, attore, americano, non lo so. ah, vabbè. Vabbè, no, sceglierei un doppiatore, sceglierei un collega doppiatore a quel punto. Se devono doppiarmi, scelgo un doppiatore. Questo intendi? Come? Mi stai chiedendo se da chi mi farei doppiare? Sì, di straniero. Ah, di straniero. Sì. O È facile qualche dire attore che è già doppiato, non lo so. Beh, facile dire Chris Evans, non so, sarebbe carino, interessante.
Bene. portare un film da te interpretato italiano, magari all'estero, E beh, sì, farti perché no? ridoppiare da Perché no? Tra l'altro, questa cosa Antonella. anche. Antonella sa il mio amore per quest'attore. Eh sì. Se potesse lo sposerebbe, quindi. Ah, Lo dico sempre. Abbiamo un'altra domanda, Antonella, vabbè. mi facciamo leggere. Sì. Leggo io. Sì, Recentemente no, sono. l'ho letta. Tanto si Beh, legge. le critiche spesso hanno ragione di esistere perché si aprirebbe una parentesi molto, molto ampia. Quindi sì, è vero che spesso abbiamo più che una mole di lavoro, spesso abbiamo dei tempi tecnici molto, molto, molto brevi, quindi non abbiamo tempo di poter curare al meglio certe situazioni. Basti pensare che a volte le serie vengono doppiate in contemporanea e di conseguenza il materiale arriva un giorno, il giorno dopo viene adattato e il giorno dopo ancora si va in sala. Quindi si lavora con dei tempi molto molto rapidi, di conseguenza tutte le varie fasi del doppiaggio possono essere fatte senza purtroppo avere il tempo materiale di curarle. E poi spesso incidono anche altre cose, non so, il discorso che facevamo prima, viene chiesto di scegliere delle voci corrispondenti all'età anagrafica dell'attore. Quindi magari io che ho sempre doppiato un attore che è più piccolo di me, di 4-5 anni, in quel caso non posso doppiarlo perché c'è una differenza di età tra doppiatore e attore. Insomma, sono tante le cose che possono influire sulla qualità di un doppiaggio. Però io credo che comunque nella media la qualità del doppiaggio italiano rimanga sempre abbastanza elevata. Beh, abbiamo E una poi è carriera, chiaro, ci sono una delle storia, lavorazioni che però magari poi, no? vengono prese. Le critiche, secondo me, quelle maggiori vanno nel caso di alcuni ridoppiaggi, perché c'è stato di recente e ci sono state delle proteste, veramente quelle sì, che hanno avuto ragione di essere. Sono andati in onda dei film ridoppiati, vecchi film magari degli anni 70, doppiati negli anni 70-80, dove magari i diritti erano scaduti, quindi le società X, pur di non pagare i diritti, ne hanno fatti ridoppiare. E ci sono state magari delle leggerezze da parte di alcune reti che hanno mandato in onda dei doppiaggi quasi amatoriali, fatti magari da italo-americani, magari doppiati in America stessa da italo-americani o persone che vivono lì, quindi con degli accenti strani, delle cose veramente insentibili. Ecco, in quel caso la critica è costruttiva e serve a far capire che così, insomma, una cosa non può andare in onda, perché sembra veramente una parodia di un doppiaggio. Vedi, In quel qualcuno caso dice. allora le critiche sono sicuramente ben accette, sono giuste e giustificate anche perché il pubblico paga per avere questo servizio e ha il diritto di protestare, ha il diritto di segnalare ciò che non va bene. Infatti dicevano come è successo per il ridoppiaggio, effettivamente, diciamo, con film del genere diventa veramente poco elegante Sì, fare assolutamente una sì. cosa del genere. Senti, c'è un'altra domanda. Ecco, questa è. Allora, cosa consiglieresti alle persone che aspirano al mondo del doppiaggio? In questo momento non è facile perché, come ben sappiamo, il momento è critico per tutti. Tra l'altro, per chi vuole cominciare, non è facile neanche accedere alle sale perché, come dicevo prima, si entra proprio contingentati, si entra solo su convocazione, quindi assistere anche a un turno di doppiaggio diventa quasi impossibile. E la regola fondamentale, la prima cosa che bisogna saper fare è saper recitare, quindi consiglio sempre a chi vuole fare doppiaggio di farsi prima una bella scuola di recitazione. Bisogna avere una formazione attoriale solida, quindi un doppiatore è di base un attore. Quindi prima di intraprendere che ne so, qualsiasi percorso di studi nel doppiaggio, bisogna saper essere attori, bisogna studiare. Quindi prima un corso di recitazione, poi da lì magari sì. L'ideale sarebbe assistere a dei turni di doppiaggio per capire come funziona in sala, però adesso è praticamente impossibile. Ci sono dei corsi di doppiaggio, alcuni sono più seri, altri meno. Insomma, non è facile, il periodo non è facile per tutti.
C'è ancora un'altra domanda. l'abbiamo già fatta circa. Sì, diciamo che sì, Ci ha probabilmente già non hanno risposto. seguito dall'inizio, quindi non, a te non capita, cioè decidono per te Beh, quando sì, decidono non ti per me, capita, non insomma, poi puoi dare magari le preferenze. dipende anche dal rapporto che hai con il direttore del doppiaggio. Può capitare che magari il direttore ti chiama e dice: guarda, ci sono questi due attori, tu a chi ti senti più legato? Oppure io ti vedrei meglio su questo, sei d'accordo? Insomma, può capitare, perché poi sai, quando cominci a doppiare degli attori importanti, famosi, può capitare che facciano lo stesso film e quindi lì bisogna fare una scelta. C'è stato anche un caso. Quando ci sono stati vari quei crossover fra serie, io negli ultimi anni doppio Atom, che è Ray Palmer nella serie Legends of Tomorrow, e c'è stato un episodio in cui è riapparso a distanza di 15 anni, 20 anni, Clark Kent, interpretato da Tom Welling. E in quel caso loro si parlavano e il responsabile dell'edizione italiana mi ha detto: guarda, non posso farti doppiare tutti e due i Entrambi. personaggi, anche se veramente era un personaggio che ho doppiato Tom Welling per 10 anni di seguito, in quel caso hanno scelto un'altra voce, ma è giusto così, insomma. Senti, prima mi dicevi che ovviamente gli ingressi sono contingentati ora per il doppiaggio e quindi doppiate singolarmente, ma questo è vero che appunto il doppiaggio è un po' più personale, però avere accanto la controparte con cui reciti immagino abbia un, diciamo, aiuti anche. Nel doppiaggio, quindi che ha avuto impatto questo sul tuo lavoro? Cioè, hai notato più difficoltà nel doppiare da solo o no? Ma sai, noi negli anni ci siamo abituati a doppiare da soli perché ci sono molte lavorazioni che già da anni avvenivano in questo modo. Nello specifico, le stesse lavorazioni Marvel, viene proprio richiesto ormai da anni che ognuno doppi la sua parte da solo, vogliono le piste separate, le piste incise separatamente. Quindi siamo abituati ormai a questo modo di lavorare. È chiaro che prima poteva capitare 3 turni su 5 o 5 turni su 10, adesso 10 turni su 10 lavori da solo, insomma. È ormai Ma li leggi mai un'abitudine. con i tuoi Come? colleghi? Fate Leggi, cioè li proviamo insieme prima? una lettura insieme? In No, privato, tra di non voi? No, non possiamo. più. No, se il mio collega è stato già inciso, chiedo magari al fonico di farmi sentire la pista già incisa, in modo che io un po' mi riallaccio a quello che è già stato fatto, cerco di intonarmi a quello che è stato fatto. Ormai abbiamo sviluppato una tale adattabilità, diciamo, alle situazioni che siamo pronti a qualsiasi evenienza. Abbiamo C'è un'ultima ancora. domanda. Ti è mai capitato di rifiutare un doppiaggio per scelta o per casualità e di cui poi ti sei pentito? Ma rifiutare, quando mi è capitato di rifiutare, avevo i miei buoni motivi, quindi insomma, non bisogna tornare indietro. Se ho Non fatto te una ne sei scelta è pentito. perché in quel momento, secondo me, era la scelta più giusta, quindi pentirsi, no. E Mai. perdere un personaggio, cioè magari c'era la possibilità di avere un personaggio e non so, per Ma quello qualche fa motivo. parte del nostro lavoro, può capitare, insomma, può capitare perché magari, ecco, ti chiamano per un provino, ma tu stai girando un film da un'altra parte o stai facendo una tournée o semplicemente sei in vacanza. A volte mi è capitato che mi chiamassero ad agosto per delle lavorazioni da svolgere per forza ad agosto, io ormai avevo prenotato le mie vacanze e ho perso quel lavoro, ma fa parte della Nella Fa vita. parte della vita, sì, perché poi sai, essere sempre disponibili va bene, però insomma bisogna anche saper godersi dei momenti di libertà, quindi farsi delle vacanze e staccare la spina. Va bene, Perfetto. Io ho finito le domande che avevo in serbo per lui.
Infatti, prima dicevamo, di solito l'idea è sempre fare una ventina, una diretta di 20-30 minuti, ma va sempre a finire così perché la chiacchierata è sempre così Beh, interessante perché sì, si insomma, quando si comincia a parlare prosegue. di alcuni, sì, di alcuni argomenti ci si dilunga, insomma, piacevolmente. Vuoi salutare i nostri spettatori di Cinemio alla Chris Evans? Alla Ma Chris così un Evans, personaggio a che cosa caso? direbbe Chris Evans in questa situazione? Language. Dai, un saluto speciale a tutti voi, è stato un piacere fare questa chiacchierata e non so, è sempre bello parlare di questo lavoro e magari scoprire delle curiosità. Se avete voglia di altre domande, insomma, cercatemi su Instagram. Spesso mi chiedono, appunto, mi fanno domande, richieste di vocali. Le richieste di vocali, purtroppo, quando sono tante, è difficile soddisfarle tutte, quindi magari quando ho un po' di tempo cerco un po' di mettermi in paro con le varie richieste, però insomma, spesso tra le mie storie c'è qualche doppiaggio, c'è qualche curiosità che può essere soddisfatta. Io ho adorato Chris Evans, un tuo doppiaggio di Chris Evans in Knives Out, il Beh, è un film. film molto carino, molto Scena divertente, con delitto. sì, un ruolo un po' diverso dai suoi canoni, quindi. Però mi è divertito molto il ruolo di Sì, Chris Evans lì. assolutamente sì, sono d'accordo. Ma Chris Evans è un attore molto poliedrico, un attore che ha scelto, ecco, magari di staccarsi un po' da questa sua associazione a Captain America, ma ha fatto altri film, sta facendo Sì, altri film, in quindi. realtà molto divertenti le commedie che ha fatto inizialmente, What's Your Number e altre, dove Sì, era sì. molto Ma più. anche Defending Jacob, che è una serie che è andata su Apple TV, molto molto bella, dove lui proprio ha dato, secondo me, dimostrazione di essere un bravo attore. Quindi sono contento di accompagnarlo in queste sue scelte Tu sei professionali. poliedrico quanto lui, quindi ti abbiamo ritrovato in Totò Ci provo, Sapore. ci provo. Va bene, grazie Va mille. bene, un Allora, saluto a grazie tutti mille. e a presto. Va bene, grazie. Ciao a tutti.